Dunque, grazie per l'opportunità, anche se non è un grazie a titolo personale, ma è un ringraziamento, diciamo, appunto a nome anche, credo, di quella parte di società civile pisana che è particolarmente attiva nella gestione delle questioni che l'esistenza di un carcere all'interno della città pone e quindi per le associazioni di volontariato con cui ho cercato e cerco di tenere come ufficio comunale, intendo, i rapporti il più stretti possibile. La relazione è organizzata essenzialmente in due parti fondamentali, cercherò di andare molto velocemente perché da un lato il Comune, in particolare con riguardo alla Commissione Consiliare competente, si è già interessato di questo e non vorrei sottrarre tempo al dibattito che spero invece possa essere occupare più tempo di quanto non occupino le mie parole. La relazione, dicevo, è organizzata in due grandi parti, una parte relativa ai problemi che concernono la popolazione detenuta in quanto tale e una seconda parte che concerne invece la struttura. La prima parte riguarda innanzitutto i problemi che concernono due caratteristiche fondamentali del carcere di Pisa: da un lato la presenza di una sezione femminile e dall'altro lato la circostanza che per quanto la distribuzione percentuale sia molto variabile all'interno del carcere di Pisa, ci sia un turnover di presenze molto significativo, la seconda caratteristica principale è la presenza di una maggioranza di stranieri rispetto ai cittadini all'interno. Per quanto riguarda la sezione femminile, è una sezione estremamente problematica dal punto di vista strutturale, perché ci sono delle situazioni che sono incompatibili con la legge dell'ordinamento penitenziario, il relativo regolamento esecutivo, sono stati presi dei provvedimenti in tempi recenti da parte del magistrato di sorveglianza, ma la situazione delle celle è intollerabile. La caratteristica, lo dico ripetendo cose che dovrebbero essere note, ma sono note da tempo, comunque è bene che chi non abbia già soffermato l'attenzione su questo lo possa fare. E la situazione maggiormente critica delle celle è la mancanza di separazione del vano bagno dalla cella, nel senso che il bagno si trova separato dalla cella da un mezzo muretto con tutti i problemi di privacy che potete immaginare. L'acqua non arriva ai sanitari, l'acqua calda non arriva ai sanitari, al bidet in particolare, può essere utilizzata solo l'acqua calda delle docce. Si tratta di una situazione che è sicuramente intollerabile dal punto di vista non solo del rispetto di quanto previsto anche formalmente dal regolamento, ma dal punto di vista proprio della dignità del trattamento delle persone detenute. In tempi successivi alla relazione, quindi parlo degli ultimi giorni, tra l'altro la sezione si è ulteriormente riempita per ragioni legate al sovraffollamento carcerario. Tendenzialmente le celle della sezione femminile potrebbero ospitare soltanto una detenuta per cella. Nuovamente le detenute sono almeno due per cella, quindi vi è una situazione di sovraffollamento derivante non da problemi della direzione del carcere, ma problemi sistemici, almeno a livello di provveditorato regionale, con responsabilità che possono essere tranquillamente identificate, ma abbiamo di nuovo una situazione di sovraffollamento e quindi cercheremo di far valere i diritti delle interessate nelle sedi opportune e con gli strumenti previsti dalla legge. Ci sono poi anche situazioni, diciamo così, legate alla circostanza che per ragioni di ordine interno del carcere le detenute non possono sostare sul ballatoio, possono solo ritrovarsi all'interno delle celle. Questo determina una situazione di generale insoddisfazione che io registro e vi trasmetto, e questo riguarda in effetti un atteggiamento specifico da parte della
amministrazione penitenziaria, che può essere oggetto di valutazione da parte di chi ritiene di doverlo considerare. In questo l'esperienza dei volontari può essere una preziosa testimonianza. Per quanto riguarda la presenza di stranieri, questo ovviamente ha delle conseguenze pratiche per quanto riguarda la sua significatività, appunto tendenzialmente il numero degli stranieri è sempre maggiore rispetto a quello dei cittadini. Per quanto riguarda i problemi linguistici, sostanzialmente, perché molti stranieri in realtà vivono in Italia da molti anni, ma la conoscenza linguistica è una conoscenza basica, un livello talmente basico da rendere problematica l'intesa nei rapporti interpersonali, da rendere precaria la comprensione compiuta della propria posizione giuridica e dei propri diritti. Ma non è solo un problema linguistico, è un problema di anche di necessità di personale competente dal punto di vista della mediazione culturale, che non esiste. È una necessità che sottopongo, e poi con diciamo una sorta di riassunto finale cercherò di ritornare su questo aspetto anche al Comune, c'è stata la possibilità di rappresentare questo alla seconda commissione consiliare, cercare di valorizzare, di reperire e di valorizzare competenze che al momento non sono previste, sicuramente non sono messe a disposizione dall'amministrazione penitenziaria. Ci sono problemi relativi ai rapporti familiari, problemi relativi ai colloqui, perché nell'ipotesi in cui i familiari, come spesso accade, non sono muniti di permesso di soggiorno, non è possibile avere accesso ai colloqui, anche questo per un'impostazione che ha le sue ragioni, ovviamente, che possono essere in qualche misura criticate o apprezzate in modo diverso da altri punti di vista, però ragioni che possono essere comprese di garanzia di aspetti, per così dire, appunto di controllo relativamente a chi effettua i colloqui, che tuttavia non trovano riscontro in altre carceri, e anche questo è un aspetto che genera sicuramente un certo tipo di malcontento. Per quanto riguarda la struttura, è una struttura drammaticamente fatiscente, che ha subito crolli anche recenti, anche crolli successivi alla data della relazione, che è di qualche mese fa ormai, successivi sia per quanto riguarda una sezione, sia, e lo apprendo in realtà da una lettera ora, in questi immediate ore, anche all'interno del cosiddetto ufficio matricola, cioè diciamo, l'ufficio amministrativo principale della struttura penitenziaria, crolli derivanti da problemi di manutenzione. I problemi di manutenzione sono sistemici, la struttura ha delle deficienze enormi, che sono segnalate nella relazione e nei cui dettagli, almeno in questa prima esposizione, non vado. Poi se qualcuno è interessato a conoscere qualche dettaglio possiamo parlarne eventualmente in sede di discussione. Ho avuto occasione di parlarne anche in realtà direttamente al Ministero della Giustizia, sollecitando un accesso da parte di un sottosegretario che ha già fatto un primo accesso e programma, a quanto mi è stato riferito, anche un secondo accesso unitamente al capo dell'amministrazione, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, un accesso che avrebbe dovuto avvenire tra l'altro verso la metà di febbraio, che per ragioni contingenti non è avvenuto, ma che sicuramente mi è stato garantito che avverrà nuovamente, per capire che tipo di azioni possono essere fatte a questo interno. Cosa può fare il Comune? E con questo mi avvio alla conclusione, appunto sperando che la questione possa in qualche misura sollecitare un'attenzione o una discussione o interventi da parte di chi riterrà. Essenzialmente ci sono cinque questioni che vorrei sottoporre alla discussione di questo Consiglio Comunale. Da un lato è necessario, e qui si tratterà di capire eventualmente anche con gli uffici comunali o con una sinergia con chi di competenza nell'amministrazione penitenziaria, se è possibile costruire, è necessario costruire, e in che termini e con quali competenze è possibile costruire una struttura esterna per ospitare i familiari che sono in attesa dello svolgimento dei colloqui, che attualmente attendono o sotto il sole d'estate o sotto la pioggia, tra virgolette, d'inverno, comunque in condizioni che sono francamente piuttosto surreali. In secondo luogo sarebbe necessario reperire, secondo indicazioni che a suo tempo avevo fatto pervenire, ma sulle quali forse è necessario ancora una volta ritornare, con requisiti indicati
dalla direzione del carcere, una struttura sul territorio comunale che ospiti i detenuti in semilibertà. Attualmente la struttura è all'interno del carcere, ma per esempio, lo dico così solo come dato quasi folcloristico, ha ancora i cessi alla turca, lo dico proprio così, perché quello alla turca non è un bagno, non è un sanitario, è un cesso, e così va chiamato, e che quindi è indecoroso, oltre che, cioè indecoroso nel senso che non rispetta i parametri della dignità della persona, diciamolo così in modo aulico, oltre a non essere illegale dal punto di vista delle norme di ordinamento penitenziario, ma soprattutto è una struttura la cui vocazione al reinserimento ovviamente non può trovarsi all'interno del carcere, sarebbe necessario un impegno per coordinare un'azione dell'ente locale per trovare una struttura eventualmente in sinergia con gli organi periferici, non so, dico così, del Ministero della Difesa, per esempio, se ci fossero delle caserme da dismettere o riutilizzabili, o comunque diciamo porre come tema politico la possibilità di avere una struttura che accolga i semilibri. Vi è una drammatica carenza di, diciamo così, di strutture di accoglienza pubbliche per detenuti, i quali sarebbero per le loro condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione e che tuttavia non hanno un domicilio, una residenza che sia considerata idonea sotto il profilo dei parametri di pubblica sicurezza e che quindi, pur potendo dal punto di vista sanitario, perché appunto sono incompatibili, non possono uscire e sostanzialmente il carcere finisce con il rivestire un ruolo improprio di estrema struttura sanitaria disponibile per chi in realtà all'interno del carcere come struttura di contenimento non dovrebbe stare. C'è un problema ovviamente di costi, mi rendo conto, però il problema dei costi è un problema politico per l'appunto e su questo sarebbe necessario in qualche misura intervenire. È necessario acquisire competenze di mediazione culturale. È vero che si fa molto l'attività di volontariato, ma anche le strutture accademiche istituzionali fanno molto per quanto riguarda la formazione, però il problema è che quando la maggioranza dei detenuti è straniera vi è una necessità che fuoriesce dai limiti di quello che noi pensiamo tradizionalmente come attività di istruzione e di scolarizzazione. Qui c'è un problema molto diverso, molto più radicale e penetrante, appunto la necessità di acquisire questo tipo di competenze che l'amministrazione penitenziaria non mette a disposizione e che è stato difficilissimo trovare all'interno con i rapporti anche con il comune al momento, quindi l'attività deve essere potenziata in questo, cercare di capire come creare una rete per poter supportare questi aspetti e dal punto di vista della comprensione di che cosa significa esecuzione penale è necessario che sia più chiaro che il carcere non si esaurisce all'interno delle mura, ma c'è l'esecuzione penale esterna, cioè ci sono le alternative, c'è un ufficio particolare, l'ufficio di esecuzione penale esterna, in acronimo il famigerato UEP, per così dire, che in qualche misura costituisce la valvola di ponte tra l'esecuzione penale carceraria e l'esecuzione penale cosiddetta esterna, cioè le alternative alla detenzione, che sono anche a livello politico una strategia che si intenderebbe perseguire per appunto non solo per il reinserimento, ma per una diversa filosofia dell'esecuzione penale, cioè preso atto che il carcere sostanzialmente non svolge per nulla, per ragioni che se volete discutiamo dopo, ma c'è stata già occasione di discutere su questo, non svolge affatto il suo ruolo costituzionalmente imposto di rieducazione, si tende a valorizzare attività di esecuzione diversa. Fra queste, per esempio, i lavori di pubblica utilità. C'è stata una mozione risalente di questo stesso Consiglio Comunale del settembre 2014 che è rimasta inapplicata sulla valorizzazione dei lavori di pubblica utilità. Ecco, l'esecuzione penale esterna deve essere valorizzata. Uno dei suggerimenti che posso dare con questo sostanzialmente chiudo, salvo una piccola postilla sulle ultimissime notizie che mi pervengono circa l'interessamento del comune da parte del sindacato della polizia penitenziaria,
una proposta, come seconda esperienza che vengono già in altri enti locali, è quella di inserire per esempio nell'ambito dei contratti di affidamento di servizi esternalizzati l'inserimento delle clausole sociali, cioè delle clausole che sono volte a garantire una possibilità speciale di impiego per persone svantaggiate in senso lato, tra cui in particolare anche i detenuti. Il percorso di lavoro alternativo è una delle diciamo, strategie politico-criminali perseguite a livello nazionale, e quindi ci troveremo sicuramente all'interno di una coerenza complessiva che potrebbe essere in ogni caso garantita. Apprendo che il Comune è stato destinatario di una lettera critica da parte della Segreteria Regionale Toscana del OSAP, l'Organizzazione Sindacale Autonoma della Polizia Penitenziaria, che censura il mio uso del termine guardie penitenziarie e un atteggiamento securitario particolarmente rigoroso che non può andare bene, non preoccupandosi delle esigenze espresse dalla Polizia Penitenziaria. Mi limito solo a ricordare che è necessario sempre andare alla fonte e che quindi è possibile tranquillamente compulsare pagina 9 della relazione del Garante, in cui, cito testualmente, a proposito dei problemi strutturali che investono il carcere di Pisa, scrivo: come ufficio comunale, dico, quindi non lo dico a titolo personale, il Comune potrà tranquillamente ricordare, o lo posso fare io, che i problemi concernenti le strutture si riverberano indirettamente sulle generali condizioni di vita dell'istituto. Due punti: non solo per la popolazione detenuta, ma anche, va rimarcato, cito, per gli agenti della Polizia Penitenziaria, quindi non uso il termine guardia carceraria, per gli agenti della Polizia Penitenziaria, il cui benessere sul posto di lavoro oggettivamente finisce con il soffrire delle oggettive condizioni di azione. È un interesse, mi pare, particolarmente esplicito anche per le condizioni di lavoro della polizia, e quindi da questo punto di vista il Comune di Pisa credo che possa tranquillamente sentirsi in pace con la propria coscienza, anche dal punto di vista della capacità di guardare alle condizioni del penitenziario a 360 gradi. Direi che a questo punto, ringraziando le associazioni di volontariato che a vario titolo accettano di riunirsi periodicamente anche nella casa comunale, così come tutti coloro che svolgono azioni che in qualche misura costituiscono un po' la precondizione per l'utile operare dell'ufficio del Garante, che non nomino, ma che insomma sanno di essere coinvolte tutte, direi che se si può aprire la discussione, io mi ispiro alla filosofia del chi è contro di me è con me, perché più si discute e più si ragiona e più i problemi vengono fuori e più capacità di azione ci sono. Grazie.